Una tenda rossa per raccogliere le numerose richieste che arrivano dal mondo agricolo e dare sostegno e risposte, soprattutto in merito al caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento. Appuntamento ieri pomeriggio in piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa è stata promossa dalla FLAI CGL, il segretario nazionale Ivana Galli. Il 70% del prodotto viene mangiato praticamente all'interno della filiera, per cui al produttore costa 5 centesimi, quando arriva sui nostri mercati arriva a 2 euro, per cui dal produttore al consumatore c'è un pezzo di filiera che molto spesso è illegale. Ci sono dei meccanismi che, come dire, mortificano chi produce e il consumatore. Durante l'incontro di ieri si è svolto il convegno dal titolo Agroalimentare di qualità nella piana di Gela, dal lavoro nero al lavoro vero, idee proposte a confronto. I lavori sono stati moderati da Ignazio Giudice, segretario generale della CGL. Mentre la politica produce le iniziative nei teatri al chiuso, noi stiamo in piazza tra la gente. E questa è già una bella differenza. Dopodiché il mondo agricolo ha bisogno di risposte, di sostegno normativo, di sostegno economico. Ci sono dei giovani brillanti che hanno una nuova idea di impresa agricola, spesso non hanno i fondi e invece noi dobbiamo agevolarli. Presente anche il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri, il maggiore Valerio Marra. Il problema delle campagne è molto forte, molto sentito, soprattutto per il lavoro, per la durata delle ore e soprattutto per l'impegno e per lo sfruttamento. Tanti fenomeni di sfruttamento che noi registriamo in tutto il territorio. Ma come si fa a combattere il lavoro nero e dunque ovviamente a questo problema dando il vero lavoro? La denuncia innanzitutto, le segnalazioni anonime e attraverso il controllo del territorio. Del problema che si registra nelle campagne gelesi ne hanno parlato i sindaci di Gela, Butera, Mazzarino e Niscemi. C'è questo accentramento dei poteri ultimamente che sta succedendo sia in tutta la nazione Italia che nella nostra regione. Innanzitutto commissari su commissari, questo significa poca libertà, poca democrazia e quindi poca risoluzione dei problemi. Il direttore dell'INPS, Domenico Falzone. L'INPS chiaramente per sue finalità istituzionali esplica anche su questo territorio e sull'intera provincia di Caltanissetta quella che è la sua mission, cioè noi siamo, diciamo, sul territorio e contrastiamo sia il lavoro nero sia altri fenomeni che oggi purtroppo ci toccano tutti, anche come cittadini, che sono quelli dei fittizi rapporti di lavoro in agricoltura. Questo a tutela chiaramente della legalità e anche per far sì che ci sia un risparmio di spesa pubblica e che siano destinati gli incentivi e le prestazioni a sostegno del reddito in favore di coloro i quali effettivamente lavorano in agricoltura.